Beh, come dice la parola, si occuperà di investimento di lungo periodo. Gli investitori di lungo periodo sono sia gli investitori istituzionali e quindi le compagnie di assicurazione, le fondazioni, che siano bancari o fondazioni no profit, sia comprende gli investitori non istituzionali, quindi i wealth manager, che abbiano appunto questo orizzonte che sia almeno di 5-10 anni. Perché sono importanti? Perché loro da un lato dovrebbero riuscire a finanziare l'economia reale in maniera stabile e nello stesso tempo, dal punto di vista dei mercati finanziari, poiché non sono speculatori, quindi non entrano ed escono in continuazione, dovrebbero garantire un po' di stabilità anche in questo senso e dovrebbero attenuare il rischio sistemico. L'Università di Torino vuole fare ricerca in questo campo. Vuole poi portare a terra questa ricerca discutendola con i partner privati che ci hanno seguito in queste iniziative, che anzi ci hanno stimolato ad intraprenderla, i quali si sono anche impegnati a fornirci dei dati per poter effettuare questo tipo di ricerche, perché per quanto sembri paradossale, vista l'importanza di questi investitori a livello globale, purtroppo poco è noto della loro operatività, perché molte volte i dati sono dati privati. Quindi noi siamo contenti di cooperare con degli investitori veri, pur mantenendo l'indipendenza nella ricerca e pur facendo ricerca che non è business oriented, per poter avere da un lato accesso ai dati, dall'altro per poter avere l'opportunità poi di discutere i risultati della ricerca con gli investitori stessi, ma anche con i regolamentatori, che in questo caso sono sia le autorità nazionali, dalla Banca d'Italia per quanto riguarda IVASS, per quanto riguarda le assicurazioni, alla COVIP per quanto riguarda i fondi pensione, eccetera, eccetera. Quindi tutti gli investitori istituzionali solitamente sono regolamentati ed è importante dal punto di vista anche della società poter discutere con chi regolamenta costoro in maniera oggettiva, scientifica e basandosi su dei dati il più possibile analizzati in maniera seria e in maniera coscienziosa.